brutto della città è il comune, il più bello è la prefettura, il palazzo ducale. Bene, buonasera a tutti. È davvero una grande emozione essere qua ed aver assistito al rito di nomina del nuovo vescovo della città, Monsignor Salvucci. Volevo innanzitutto ringraziare le autorità presenti, tutte, a partire dal prefetto, il presidente della provincia Paolini, per la regione Marche, l'assessore Baldelli e tutti i cittadini che sono qua, a dimostrazione di come questa per noi sia davvero una giornata di festa. È un ringraziamento ovviamente a Monsignor Coccia per tutto quello che ha fatto in questi 18 anni, un percorso molto lungo con la nostra comunità. Un impegno determinato e ha trovato in città grande affetto e speriamo che continui a starci vicino come gli abbiamo ricordato in questi giorni. E benvenuti ai tanti che vengono dalla terra di Monsignor Salvucci, perché qua ci sono tantissimi marchigiani da Corridogna, da Macerata, da Montegranaro, dalla diocesi di Fermo, tantissime persone che hanno accompagnato Don Sandro, così si chiamava fino a qualche minuto fa. Mi ci chiamo ancora. Ok. e che l'hanno accompagnato in questi anni nella sua terra. E siamo in un momento complicato, tanto è anche molto bello che questa festa avvenga nella giornata, nella festa del lavoro, perché sappiamo come il lavoro sia un elemento che dà dignità all'uomo e che crea comunità. Proprio quella comunità che nel nostro territorio, Monsignore, hanno contribuito a creare anche tanti parroci. Oggi venivano ricordati, tanti parroci hanno visto crescere i nostri quartieri, sono stati un elemento di coesione sociale importantissima. Mi ha fatto molto piacere rivedere alla celebrazione il parroco del quartiere dove sono cresciuto, Muraglia, Don Adelio, che ci manca tanto perché per noi è stato un riferimento in quel quartiere per tanti anni e così tanti parroci in tutti i quartieri della città. Ma credo che il suo motto, Maior est Caritas, sarebbe piaciuto molto a un altro parroco, a Don Gaudiano. Noi siamo una città molto grata e molto legata a Don Gaudiano. Don Gaudiano è stato un parroco degli ultimi ed è stato un parroco che ha costretto tutta la città, Monsignor Michetti, i sindaci di allora, ad aprire gli occhi verso la povertà, verso i nuovi disagi, la tossicodipendenza, l'AIDS, verso le prime esigenze d'accoglienza degli immigrati, verso la malattia mentale. E quella grande tradizione continua a vivere nella città, nel volontariato cattolico, nella grande esperienza del CEIS e in tanti servizi sociali che sono stati creati in città grazie alla spinta di questo meraviglioso parroco. E proprio ieri ero a Lampedusa insieme a tanti sindaci impegnati nell'accoglienza e sono momenti duri, momenti drammatici. Ma anche questa volta i pesaresi sono riusciti ad aprire il loro cuore. Pesaro ha un grande cuore, Monsignore. Lo stiamo dimostrando anche in queste settimane, aprendo le nostre case ai tanti profughi che vengono dall'Ucraina, alle tante mamme, ai tanti bambini. E continueremo a farlo. E non è un caso che quando come città avremmo dovuto gioire per la grande soddisfazione di essere diventati Capitale della Cultura il 2024, abbiamo frenato subito un po' il nostro entusiasmo, perché questa guerra drammatica ovviamente preoccupa tutti noi e al tempo stesso le immagini di guerra, di morte che vediamo
costantemente, creano sconforto, angoscia in tutta la popolazione che chiede pace. E allora abbiamo deciso di dedicare questa nostra vittoria alla città di Kharkiv. Kharkiv è una città molto più grande di Pesaro, noi siamo quasi 100.000 abitanti, Kharkiv ne ha quasi 800.000, è la seconda città dell'Ucraina, che come noi è città della musica dell'UNESCO. In questo momento sono sotto le bombe, è una città martoriata dai bombardamenti, e allora noi abbiamo deciso di dedicare a quella città la nostra vittoria esponendo una foglia di un albero, il ginkgo biloba. Il ginkgo biloba è l'albero della pace, è riuscito a sopravvivere alla bomba di Hiroshima. E con questa dedica abbiamo lanciato un'adozione di quella città e tanti sindaci stanno facendo altrettanto con altre città ucraine, perché oggi dobbiamo aiutarli nell'emergenza e speriamo prima o poi, quando questa guerra finirà, speriamo il prima possibile, dovremo aiutarli a rinascere. Io però ho sentito nelle sue parole, i cittadini poi che ancora non l'hanno ascoltata lo scopriranno direttamente, anche tanta speranza. È riuscito, con il saluto che ha fatto prima in cattedrale, a restituire una grande speranza a questa comunità. È una comunità forte, è una comunità tosta, da noi si dice una comunità calatigna, che non è una malattia in questo caso, ma è un modo di essere, un modo di non mollare mai, di rimboccarsi le maniche. Però è una comunità anche che ha tanti problemi nell'incertezza socio-economica che viviamo, nei nuovi disagi, soprattutto dei giovani dopo 2 anni di pandemia, nelle nuove dipendenze, vecchie nuove dipendenze, quindi saremo, come dire, abbiamo davanti a noi tanta speranza ma anche tanto lavoro da fare. Non vediamo l'ora di iniziare questo cammino con lei e siamo sicuri che terrà per mano l'intera città. Grazie da parte dei cittadini di Pesaro e anche degli altri comuni della diocesi. Grazie sindaco. Grazie davvero. E benvenuto nella nostra bella Pesaro. Ma mi associo alle sue parole, sindaco, perché mi veniva proprio in mente questo, cioè Città della Cultura 2024. L'augurio è che, collaborando in maniera insomma intensa e feconda, possiamo far sì che sia la città della cultura della pace, della fraternità, della giustizia. E quindi l'augurio davvero è di lavorare assieme, no? D'altra parte, il Vangelo di Cristo è un buon alleato, perché Gesù è l'immagine dell'uomo pienamente realizzato. Perché pienamente realizzato? Perché la sua vita, la vita di Gesù, è unicamente donazione di sé. La vita di Gesù è per, non è per se stesso, non salva se stesso, ma dà la sua vita per la salvezza di tutti. E quindi chi meglio di Gesù Cristo, del suo Vangelo, possono esserci guida anche sotto il profilo umano per cercare il bene di ogni uomo. E mi sembra che questa attenzione verso gli ultimi sia una prerogativa indispensabile per chi amministra la cosa pubblica, per chi svolge una funzione pubblica a tutti i livelli, civile e militare, perché se si ha attenzione all'uomo, se si parte dagli ultimi, è sicuro che si ha un'attenzione verso tutti. Se invece non si ha questa attenzione, si rischia di dimenticare, di emarginare, di scartare. Quindi l'augurio è di camminare insieme da qui nei prossimi anni, nel tempo che Dio ci donerà. Io sono un discreto camminatore, per cui mi affiancherò insieme con le comunità, la comunità cristiana, al cammino della comunità civile, che poi in fondo c'è anche una osmosi profonda, no? Quindi grazie di cuore, io ringrazio anche tantissimo anche per questa manifestazione di affetto, di accoglienza, anche attraverso questi segni così, come dire, forti, solenni, no? Tutta la città attraverso le sue istituzioni civili e militari che partecipano di questo giorno di festa. È una festa, non è per me, cioè io
rifuggo dai riflettori, per quanto adesso sono un po' accesi lì, ma insomma le foto, cioè non so quanti milioni di foto ho dovuto subire in queste settimane, cioè io che proprio le... Però l'ho fatto nella, come dire, nel desiderio e nella speranza che quello che stiamo vivendo sia una festa di popolo. Siamo nella piazza del popolo, no? Giusto? Ecco, allora che sia una festa davvero del popolo di Dio, del popolo che abita questo pianeta, dell'umanità, che questa porzione di umanità che abita Pesaro, che io poi mi appresterò a conoscere giorno dopo giorno. Mi ha bloccato il cappellano del carcere dicendo: lei deve venire, dobbiamo, davvero avrò grandissimo piacere di iniziare proprio a, come dire, a venire a contatto con le realtà più, diciamo così, anche di fatica, di sofferenza, quelle nascoste, gli ultimi. Grazie anche per gli esempi che ha citato. E sì, diciamo che il motto che ho scelto mi è venuto spontaneo, perché che cosa c'è di più grande della carità, dell'amore? E credo che su questo motto ci possiamo ritrovare tutti, ci possiamo ritrovare credenti, credenti di diverse fedi, e ci possiamo ritrovare anche con persone di convinzioni diverse, perché che cosa accomuna tutti noi? È la passione per l'uomo, la passione di Dio. È la passione per l'uomo. Dio ama l'uomo, e allora anche noi, in fondo, dobbiamo mettere tutto noi stessi, tutte le nostre energie per promuovere l'uomo in tutte le sue realtà, situazioni che vive, con attenzione particolare, come ho detto prima, di chi fa più fatica a camminare, di chi rimane indietro. Ecco, che siano i primi destinatari della nostra azione, della nostra attenzione. Grazie di cuore a tutti, davvero, grazie. Un avviso di servizio. Il servizio d'ordine vi chiede di non muovervi prima che il Vescovo abbia salutato il picchetto, le autorità, eccetera, e poi dopo tutti lo potrete salutare, lasciandolo vivo però, eh? Ok.
Sì. Ricordo che siete tutti invitati al rinfresco che si terrà nei giardini di Palazzo Baldassini, ingresso da Piazzale Matteotti. Buon appetito.